mi fido di te. Sì, perché siamo arrivati al nostro appuntamento tradizionale con i pelosi a quattro zampe, ai quali vogliamo dare una seconda opportunità, e questa settimana eccezionalmente di giovedì. E voglio subito raccontarvi una storia che ha come protagonisti prima degli uomini demoni e poi degli uomini angeli. Vediamo. Siamo a Canosa, in provincia di Barletta-Andria Trani, e vogliamo raccontarvi la storia di Teus. È finito in questo buco che vedete qua davanti. Questa è un'antica nevaia dove si raccoglieva la neve. Una signora che stava facendo dei lavori qua vicino, innamorata di queste strutture storiche, è venuta qui e ha scoperto che in quel buco profondo 5-6 metri c'era appunto Zeus. E come c'era finito Zeus qua dentro? In teoria deve essere stato buttato sicuramente, o comunque in qualche modo posizionato giù, forse con la volontà di farlo morire. Questo non lo sapremo mai. Il cane era impaurito e era ancora cucciolo. È stato difficile salvarlo, metterlo no, dentro la gabbietta? No, abbiamo messo nel trasportino, sì. Oh, bravissimi ragazzi. Piccolino. Ehi, piccolino. Ah, la testa tutta rotta. È stato un lavoro durissimo. Mesi e mesi di fasciature che venivano quotidianamente tolte e rifatte, perché ormai il cane sta benissimo. Questi interventi li facciamo con piacere, perché oltre a restituire alla sicurezza magari un felino o un cane, restituiamo la serenità magari a una persona anziana che ha questo come unico affetto. Zeus con chi sta adesso? Zeus sta con me, però, sta a casa mia. Però in realtà cerca famiglia, quindi se qualcuno vuole farsi avanti, che lo faccia, perché lui ha solo da dare amore.